Intanto nell'interno della Nazione Firenze troviamo questa intervista a Te Albini, consigliere comunale per il Partito Democratico, nonché ex deputata. Albini, questo è il partito che non c'è, chiedono solo di votare e il confronto. L'onorevole voterò Cuperlo, troppi conflitti fra i suoi candidati locali. Intanto diamo il buongiorno all'europarlamentare del Partito Democratico, Leonardo Domenici. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Prima di arrivare alle vicende europee, rimaniamo per un attimo nel dibattito che stavamo affrontando. Come vede il momento che sta attraversando in vista dell'8 dicembre il Partito Democratico? Ha fatto molto discutere questo tesseramento eccessivo? Ma sì, ho visto che c'è questo problema e personalmente mi dispiace molto. Temo purtroppo che non sia, se non quello del tesseramento eccessivo, temo purtroppo che non sia nuovo questo problema legato anche all'applicazione effettiva ed efficace dei regolamenti in occasione di appuntamenti importanti per il PD come elezioni primarie, soprattutto a livello locale. Questo francamente mi dispiace e mi addolora dal punto di vista personale. Io spero che questa campagna serva per fare una discussione seria sui problemi reali che abbiamo davanti e soprattutto sul modo in cui il Partito Democratico possa recuperare o meglio costruire un'identità politica chiara che lo metta dentro l'area delle forze progressiste, socialiste e socialdemocratiche europee. Allora, una domanda dal direttore della Nazione, Gabriele Canè. Ma buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mi associo da osservatore all'auspicio dell'onorevole Domenici. Secondo me, il contesto europeo ovviamente ha quella definizione e quella tradizione. Nel PD italiano non trovo nemmeno lontane scorie di socialismo, perché è il frutto del mix di due tradizioni che non sono state socialiste e che sono state anzi storicamente antisocialiste, quella democristiana e quella comunista. Poi tutto evolve e il riformismo è diventato il collante comune di queste forze e credo che l'Italia abbia, come tutti gli altri paesi, bisogno di un grande partito che appunto credo che sia innaturale definire socialista, ma che sta nel solco del riformismo europeo, perché anche questo, se no, è un connotato che ci tiene lontano dall'Europa. Ma non è una domanda, è un'osservazione che faccio a seguire a quello che ha detto l'onorevole. Non so se lui a sua volta vuole osservare. Se vuole può aggiungere qualcosa, onorevole, se vuole. Sì, io sono in parte d'accordo e in parte meno con quello che ha detto il direttore Canè, nel senso che la sua analisi è giusta rispetto a quelle che sono le storie e le tradizioni politiche che sono alle nostre spalle e che sono poi confluite nel Partito Democratico. Però oggi viviamo una fase completamente nuova e diversa, anche a livello europeo, e io credo che il Partito Democratico dovrebbe stare nell'ambito di queste forze che esistono a livello europeo, che si riconoscono nel Partito del Socialismo Europeo, anche con l'obiettivo di allargare l'area di queste stesse forze socialiste. Intendo dire che la originalità dell'esperienza del Partito Democratico potrebbe servire a livello europeo a dare un contributo per ampliare ad altre forze democratiche e progressiste la stessa famiglia del socialismo europeo. Però il limite del PD è che se non decide di starci dentro o ci sta con un piede dentro e un piede fuori, chiaramente combina poco, e quello che io vedo è il rischio di una sorta di autoisolamento a livello europeo, e questo non va bene. Allora, vorrei arrivare su una vicenda fiorentina che si guadagna i titoli dei giornali locali qui in Toscana, quella di Castello. Vediamo la Nazione: Castello, l'ira dei PM sul tribunale, omessa la valutazione delle prove, durissimo atto d'appello della procura, esame superficiale e lettura fuorviante. Il Corriere Fiorentino ci propone, il dorso del Corriere della Sera, lo stesso punto di vista. Castello, la procura, assolti per pregiudizio, ricorso contro la sentenza, fatti tra
travisati non valutate le prove emerse delle intercettazioni. Per quanto riguarda questa notizia, sempre nel Corriere Fiorentino troviamo la replica proprio del nostro ospite telefonico, l'onorevole Domenici. Hanno usato questa inchiesta per cancellare i miei 10 anni. Domenici, il nostro sistema giudiziario non funziona, va cambiato. Questo rientra ovviamente nelle dinamiche del dibattito politico italiano, ovviamente allargando lo sguardo. Onorevole Domenici. Dunque, per essere precisi, io ho mandato una lettera al Corriere della Sera che oggi viene pubblicata in prima pagina nazionale, sì. E il Corriere Fiorentino in realtà riprende questo mio intervento sotto, pubblicato sul Corriere della Sera. E anzi, se casomai vi capita di vederla, sì, arriva. Del Corriere può essere utile, perché allora si capisce un po' meglio quello che io intendo dire. Io ricostruisco questa vicenda, esprimo uno stato d'animo anche conflittuale e contraddittorio dentro di me, perché da un lato sono soddisfatto di vedere smontato da un collegio di 3 giudici l'impianto accusatorio sul reato di corruzione. Vedo che viene riconosciuta la correttezza dell'azione amministrativa dell'amministrazione da me presieduta, come io ho sempre cercato di dire, ma dall'altra parte c'è anche l'amarezza per tutto quello che è successo, soprattutto per il violento attacco mediatico cui fummo sottoposti, cui fui sottoposto anch'io, pur non essendo né indagato né successivamente imputato. E questo è un punto su cui io mi auguro che anche nella nostra città ci possa essere un dibattito serio e approfondito. Direttore? Ma capisco entrambi i sentimenti e condivido dell'onorevole Domenici. Quando si governa una città e una vicenda importante finisce nel mirino della magistratura, e all'interno di questa vicenda spuntano accuse non contro il sindaco ma contro la gestione di una certa vicenda e anche contro assessori di corruzione, certo si finisce su una caraticola sgradevole, certamente i giornali non si saranno risparmiati sulla vicenda. E io ho seguito, ho seguito di recente questa cosa, ho leggiucchiato un po' gli atti e mi sembra che questa l'impianto, insomma, non è la prima volta che questi teoremi accusatori finiscono poi al vaglio di altri giudici in niente, dopo aver raso al suolo alcune vite e determinate vicende. In questa vicenda si parlava di corruzione liquida, definizione affascinante, ma in tribunale ci vogliono le prove solide. Corruzione liquida, una frase, una cosa, le intercettazioni, ma che dire, è una delle vicende per cui ci si chiede quanto dobbiamo ancora aspettare a riformare la giustizia in Italia. Ecco, non perché ci sia un'inchiesta che finisce in modo difforme da quello che erano le richieste dell'accusa, questo fa parte del, anzi, è uno dei pregi del meccanismo della giustizia. Bisogna chiedersi cosa deve succedere tra l'inizio di una di queste vicende e una sua conclusione in un'aula di un tribunale, se nel frattempo la gente deve essere messa alla berlina, andare in galera, finire sui giornali o comunque a disposizione del pubblico con tutte le intercettazioni, comprese quelle quando lui parla, quando parla col farmacista perché non gli ha mandato l'aspirina a casa, per cui viene fuori il dialogo, insomma è un meccanismo perverso, molto liquido, e poi in tribunale ci vogliono delle prove solide. Io
sono contento che questa solidità non ci sia stata, mi dispiace per la procura, la prossima volta probabilmente cercherà di essere meno liquida, ammesso che lo sia stata in questo caso. Ecco. Eccola qui la lettera sulle pagine del Corriere della Sera, il silenzio sui miei assessori, la corruzione che non c'era, l'ex sindaco di Firenze Domenici sul caso Castello, le tappe, si legge il progetto, la vicenda dell'area di Castello riguarda la riqualificazione di 168 ettari alla periferia nord di Firenze, l'inchiesta, il comune era accusato di aver favorito la fondiaria proprietaria dei terreni, l'inchiesta si è chiusa con l'assoluzione degli imputati dall'accusa di corruzione, ieri i PM hanno chiesto l'appello. Per quanto riguarda un'altra vicenda, vedi, se posso certo, aggiungere una cosa su cui mi interessa anche l'opinione dell'onorevole Domenici, certamente voglio dire le vicende italiane danno il destro perché si abbia questa sensazione, ma c'è anche la sensazione che a ogni affare, a ogni grande affare che ci può essere nel nostro paese, questo è un grande affare urbanistico, affare nel senso buono, parte immediatamente con il sospetto che ci sia qualcuno che ruba. Per cui alla TAV rubano, al Castello rubano e purtroppo spesso succede, però c'è anche l'impressione che ci sia una preventiva individuazione, una pre-individuazione di malavita in ogni vicenda in cui circola del denaro. Questa è la nostra visione un po' calvinista che non siamo, no? Invece succede anche che ci siano delle vicende urbanistiche, immobiliari, di affari, di finanza che sono pulite. L'impressione è che spesso si parta col preconcetto, c'è un grande affare, una grande area su cui può avvenire un grande sviluppo e immediatamente si usa la parola speculazione. No? Allora speculazione, allora si apre il dossier, allora tu al telefono dici ma mi piacerebbe che ci fosse un campo da tennis, e parli con un tennista, allora voi due siete associazione a delinquere perché volete estremizzo ovviamente. Ma certo, ho l'impressione che spesso... Se posso? No. Certo, assolutamente, no, prego. Assolutamente onorevole. No, non volevo interrompere il direttore Canè. No, ma aveva terminato, volevo... prego. Volevo aggiungere questo, ricollegandomi alle sue considerazioni. Io stesso, nel concludere il mio intervento sul Corriere della Sera, sottolineo la necessità di intervenire oggi sul malfunzionamento del sistema giudiziario e su altri problemi, tipo per esempio l'impatto mediatico delle inchieste e il ruolo del pubblico ministero. Da questo punto di vista io per esempio devo dire che ho trovato quantomeno sorprendente e singolare l'agenzia di stampa che ho letto ieri dei pubblici ministeri fiorentini. Perché intanto devo dire io ho sempre avuto molti dubbi e perplessità su questo uso mediatico dei pubblici ministeri, di questa sovraesposizione mediatica. Però voglio anche dire che c'è il lato positivo di questo, perché nel momento in cui il pubblico ministero entra nell'agone, diciamo così, del dibattito pubblico, allora tutti noi abbiamo anche il diritto di criticare, di polemizzare, di discutere e così via. A me è sembrato strano, sinceramente, mi hanno sempre detto che a parte il diritto ovviamente di ricorrere in appello, le sentenze si rispettano. Ecco, io ho trovato queste dichiarazioni dei PM di ieri molto aggressive nei confronti dei giudici. E siccome purtroppo fino a questo momento in Italia non si è avuto il coraggio di andare nella direzione della separazione delle carriere dei magistrati, con tutte le garanzie necessarie, sia inteso, mi sembra però che già si entri in questo modo nell'ambito di una separazione di fatto delle carriere, perché pubblici ministeri e giudici sono sullo stesso piano, dato che non c'è la separazione. Ma nel momento in cui assiste ad un attacco, se mi è consentita la battuta, di sapore un po' berlusconiano nei confronti di una sentenza di un collegio di tre giudici, allora vuol dire che in effetti c'è il rischio di creare anche un problema alla credibilità complessiva del funzionamento della magistratura. Ecco, io credo che
questi siano i problemi su cui finalmente la politica italiana dovrebbe dare una risposta, e mi augurerei anche il Partito Democratico. E staremo ovviamente a vedere, il dibattito sicuramente continua. Direttore, altre domande per l'onorevole Domenici? No, aggiungo anch'io che sì, la mediaticità è diventato un connotato delle pubbliche accuse. Firenze, ma non solo, ci sono degli autentici professionisti in giro, ovviamente, così come certi meccanismi processuali incoraggiano una mediaticità deviata, come appunto la messa a disposizione delle parti, quindi dell'universo mondo, di una quantità di atti in cui i 9 decimi non hanno rilevanza penale, che però consentono titoli, mestazioni, supposizioni, illazioni. È un brutto meccanismo, è una giustizia che non funziona. Il fatto che in tribunale si smentisca quello che è stato stabilito in un'inchiesta è un esempio, tra virgolette, di funzionamento della giustizia, come dicevo prima, ma tutto quello che c'è alle spalle, probabilmente dopo quello che ha detto l'onorevole, è molto vero, perché è vero che la sentenza era molto dura nei confronti, anche aggettivando in modo pesante in qualche caso nei confronti della procura, ma stava dentro una sentenza, appunto. Onorevole, se non ha da aggiungere altro, noi la ringraziamo. No, sono io che ringrazio voi, vi saluto e vi auguro buona giornata. A lei buon lavoro, grazie mille per essere stato con noi. Allora, per concludere la rassegna stampa sul caso Castello, leggiamo il titolo di Repubblica Firenze. Castello, Unipol cambia progetto, PM contro i giudici per le assoluzioni, lettura fuorviata. L'ultimo atto di Quattrocchi, da poco in pensione, uno sferzante j'accuse rivolto al tribunale, mentre la compagnia ripensa il futuro dell'area. Area, dobbiamo dire, direttore, che è stata caratterizzata anche questa settimana